Carissimi amici, benvenuti alle Opera Capsules. Grazie per seguirci e per i vostri calorosi commenti. Da parte mia, di Miriam Lopez de Haro, che si trova a Madrid, Richard Bromberg a Tel Aviv, il maestro Ethan Schmeisser a Ramat Gan e Rafi Eshel di Studio 50, che ci dà una mano anche a volte da Tel Aviv. Sono loro che con me producono da casa questi piccoli grandi momenti di musica per voi. Sono lieta di annunciarvi i meravigliosi artisti che si sono uniti a noi in questo secondo ciclo, dalla Francia, da Nizza, Nizza la bella finalmente, dove sono anche io. La grande Elisabeth Vidal ci invierà una brezza di primavera dalla Costa Azzurra con Le Rossignol e La Rose di Camille Saint-Saëns. Dall'Italia Fabio Armiliato non ha bisogno di presentazione, ci emozionerà con l'improvviso dall'Andrea Chenier. Ira Bertman, soprano russo-israeliana, ci rallegrerà con la Contessa Maritza, una bellissima operetta di Emmerich Kalman per chi non la conosca. E dalla Georgia il tenore Shalva Mukheria ci regalerà un indimenticabile duca dal Rigoletto. Il bravissimo tenore della nuova generazione italiana Dario Di Vietri ci farà sorridere con O Sole Mio. La contralto, la brava contralto italiana Isabel De Paoli sarà con noi. L'amico lucchese, il grande baritono Massimo Cavalletti e ancora un amico dalla Georgia, il basso George Angulazze. Da New York una presenza teatrale importantissima, il regista e drammaturgo Steven Woodworth sarà per noi Giuseppe Verdi. E da Milano l'unico, inimitabile, pieno di verve, impossibile resistere, è impossibile non sorridere quando ci intrattiene o ci fa condividere il suo conoscere, il suo sapere di quello che è il mondo dell'opera, l'amico Andrea Merli, l'impiccione viaggiatore, sarà con noi. Siamo tutti a casa, usciamo solo per fare la spesa alla famiglia, delle persone anziane, con le difficoltà che tutti voi potete avere, ma siamo felici di poter far questo. Quindi grazie, grazie per seguirci e, come diceva Verdi, forza, 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 ce la dobbiamo fare!